Ciao a tutti, sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi. 6 volte alla ghigliottina, Federico Mangano è il protagonista di questa prima parte di maggio al quiz show L'eredità. Una preparazione davvero incredibile, ma inciampa sempre sul più bello, lui è Federico Mangano, il trentino campione del quiz show L'eredità. Dal 1 maggio, il giovane matematico è riuscito ad arrivare per ben 6 volte alla ghigliottina. Purtroppo per lui si è però sempre arenato sul più bello e la delusione sembra essere davvero tanta. Arrivare per una dozzina di puntate così in avanti non è cosa da tutti e riuscire a laurearsi 6 volte campione dimostra da parte di Federico Mangano una preparazione davvero superlativa. Ma attenzione, il gioco è davvero ostico, soprattutto nella sua parte finale, perché la ghigliottina non è fatta soltanto di bravura, ma in gran parte bisogna metterci anche molto intuito. Federico era partito alla grande in questa esperienza televisiva, per 4 volte consecutive era riuscito infatti ad arrivare fino alla ghigliottina, poi aveva avuto una fase calante, ma rieccolo ora che sembra aver ingranato di nuovo la marcia giusta. Così, è riuscito nuovamente a laurearsi campione nelle ultime 2 puntate consecutive. Il problema di Federico Mangano è che si ferma sempre sul più bello e chiaramente non riesce a portarsi a casa la posta della ghigliottina. Peraltro, in più di un'occasione è sembrato anche abbastanza convinto della sua risposta, oltre che molto fortunato. Il 4 maggio, ad esempio, è arrivato a dover indovinare la parola giusta che racchiude i 5 indizi con 90.000 euro e 2 sere fa addirittura con 160.000 euro. Un campione, insomma, anche molto fortunato. Peccato che poi non sia riuscito in nessuna delle 6 puntate in cui è arrivato alla ghigliottina a vincere il montepremi finale, cosa che ha suscitato non pochi commenti sui social network. Chi segue il programma, infatti, su Twitter prova sempre a indovinare la parola della ghigliottina in diretta e chissà se Federico, notando tanti che riescono a dare la risposta esatta e rivedendosi anche in televisione, non si sia mangiato più di una volta le mani. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.